solleciti della, no, della Fininvest. Perché avevi un contratto. E certo, infatti, solleciti di non fare questa cosa e i consigli di non fare questa cosa che sarebbe stato un grave errore. E non ho voluto ascoltare nessuno, neanche lo stesso presidente, e così sono andato, forse inconsciamente, senza neanche rendermene conto, e ho firmato il contratto con la Rai. E poi ho fatto fantastico, ecco, tutto qua. E poi la soluzione, hanno fatto causa, giustamente, certo, perché tu avevi un contratto. Sì, ma hanno fatto causa subito. Io pensavo, beh, una causa, poi anche Celentano diceva, sì, ma queste cause qui poi vanno avanti 10 anni, sai. Che gli importava, era tua tanto. Ma sì, ma poi ci si mette la cosa, poi ci parlo io, sai, ho detto, ci parlo io. Detto, tu dicevi, ah, ci parli te? Sì, dico, ci parli te. Poi no, dice, non ti preoccupare, che poi vedrai le cose vengono. E piano piano ho cominciato a fare la prima puntata, la seconda puntata, sempre drammaticamente, poi le cose sono, insomma, è vero, succedeva quello lì. E un giorno, anzi il 28 di dicembre, era quasi l'ultima puntata, mi sono visto praticamente sequestrare quasi tutti i beni che io avevo, quelle poche cose che mi ero comperato, cioè due case, una casa a Milano, un'altra casa al Lago, a Luino. Via. E qualche lira, eccetera, così, perché giustamente il contratto prevedeva questa penale. Poi la causa è andata avanti, ci sono stati 4 rinvii, eccetera, e infine la sentenza. Scusa, tu non gli hai detto a Celentano, ma non ci hai parlato, non hai chiesto, no? Cioè, quando è arrivato l'ufficiale giudiziario? Io dal 6 gennaio, dal 7 gennaio, cioè da quando abbiamo terminato Fantastico 87, cioè noi abbiamo finito il 6 gennaio 88, non solo non ho più sentito Celentano, ma non ho più sentito nessuno. Nemmeno la Rai, niente. No, non ho sentito nessuno. Mi si è calato proprio un sipario nero davanti. No, perché... Io ho incontrato solamente cose spiacevoli, basta. No, perché giustamente Celentano ti aveva incantato, la Rai ti ha fatto il contratto, tu pensavi. No, ma la Rai ha preferito non... cioè, forse così, cioè lasciar perdere. Ha detto, beh, poi vediamo. Al suo destino. Ma sì... È anche vero però che durante Fantastico ti hanno dato delle scenette, dei testi, delle cose che erano un po' nell'angolo, un po' in ombra, questo devo dire. Beh, grazie. Però non era un'altra boia, dai un'altra boia. No, ma lui giustamente dice, ma però non è colpa mia, lì purtroppo non è che comandavo io. C'era Adriano. Un anno dei guai. Per fare Fantastico, come tu gli dici, e le scenette che facevi in ombra. Gli hanno dato poche carte da giocare. Allora, se si sbaglia per amore, non è sbagliare, giusto? Per amore di Celentano, dice che si innamorò di questa cosa. Ma io non è che mi innamorai di Celentano, dico, mi innamorai di questo progetto. Appunto, ti innamorasi del progetto, quindi l'hai fatto perché ti sei innamorato. Certo, e allora, poi devo dire che è stato anche, gli è stato detto, parlo io con Berlusconi, la Rai poteva anche offrire delle cose a Boldi, no? Invece niente, perché sei trovato con i network commerciali in causa. Sì. Il silenzio da parte della Rai e la piccola fiammiferaia, cioè andavi vicino ai ristoranti dove mangiavano i ricchi e col tuo alito appannavi i vetri. Certo, infatti. Avevano tolto infatti le case, tutto. Tutto quello che poteva avere. Sì, io lo incontrai in quel periodo. Era un po' ero molto denutrito. Ecco. E siamo arrivati alla sentenza. Siamo arrivati alla sentenza il 26 di gennaio. Adesso? E la sentenza mi ha condannato a pagare 2 miliardi e 250 milioni, più gli interessi, più le spese legali, più gli avvocati, più. Che hai avuto uno smemoramento alla lettura di sentenza? No, diciamo che ero già preparato, perché chiaramente sapevo di aver sbagliato, perciò... No, ecco, forse pensavo di essere condannato a risarcire forse un qualcosa meno, dato che miliardi, non è che si fabbricano così, insomma. Però forse vale la pena spiegare... Non è che uno ha 2 miliardi in tasca così... No, certo, spiegare al pubblico che esistono dei contratti che si chiamano contratti di esclusiva, esatto, per un anno, per due, per tre, eccetera, e evidentemente vengono pagati, non è che uno dà... alcune noccioline, no? Vengono pagati e uno dice, però fa mai cortesia, no, fai la televisione solo con me. Tu è un po' stato come un tradimento, no? Sì, infatti. Ecco. Sì. E quindi in causa di separazione per colpa, tu t'hanno detto... devi pagare, esatto. 2 miliardi?
E 250 milioni più gli interessi, più ecco. IVA, più... Vabbè, ma possiamo fare sempre una colletta, però. No, no, si è risolto, Angelo. Si è risolto. No, ma si è risolto la cosa perché grazie... Si è risolto perché... Grazie al dottor Berlusconi... no, aspetta. No. Perché dal momento, ecco poi come l'attore buono, sì, no? Buono? Buono lui, sì, dai. Estroso. No, buono. Perché... per uscire da questa cosa bisogna che sia... Beh, meno no, di... buono che invece ne è uscito proprio come nelle favole, nel senso che lui il giorno dopo ha cominciato da tutti, su tutti i giornali: ho sbagliato, Silvio perdonami, non lo farò più, e cioè così. Beh, insomma, appunto, Dai. C'aveva, no, ma c'aveva ragione, cioè, che doveva fare? Che doveva fare, non lo so. Se non li aveva, la strada è o te compravi in passamontagna, no. Andavi in una banca, e vabbè. Era dura, sì. Oppure come? Sì, un attimo, Lei c'ha già una voce che non serve nemmeno il microfono, quindi... dicevo, quindi hai fatto Silvio per un po'. Sì, beh, poco. Sì, quei due giorni, insomma, perché poi Berlusconi mi... Poi c'è stato un giorno la telefonata. Mi chiamò Berlusconi. Ecco che la favola da bianco e nero diventa colori. E mi disse, allora, come va? Io dissi, ho preso una bella bastonata, gli ho detto. Mi fa, tua moglie? Mia moglie... È scappata. No, no, ho detto, mia moglie non è scappata, però... Insomma, mi è dispiaciuto, non sappiamo come fare, ma ha detto, guarda che è la mia parola... Non mi devi niente, solo che devi tornare a lavorare con noi. E io sono tornato. E ti credo. Ma... Mandiamo i consigli per gli acquisti dicendo, ecco, mi ha fatto piacere che poi Massimo l'abbia raccontato la verità, l'abbia parlato in questo modo, anche perché sennò l'attore comico deve per forza far ridere, quando si siede qui deve dire cose. No, insomma, sono anche loro, e come, attraversati da, no? Beh, credo di sì. Da un anno, Tu che pensavi, emigro, vado in Svizzera? Comunque, consigli per gli acquisti. Tante cose. Bene, ecco, abbiamo sentito quindi dalla viva voce del protagonista una storia a lieto fine. Tu pensavi che si sarebbe risolta o... Io non pensavo niente, io non sapevo non cosa... niente. No, assolutamente. Ecco, proprio nel pallone più completo. Credo che sì. Non è che dici 2 miliardi faccio qualche sacrificio, che vuoi? Diventa duro. No, magari anche dire pago a rate, ma... Certo. Non si può. Oh, Celentano non si è sentito nemmeno in questa fase? No, io ho telefonato a lui per fare gli auguri natalizi, ma non c'era. No. C'era, ho parlato con la suocera, mi ha detto, dice, adesso lo dico io a Claudia. Claudia non l'ho trovata, poi ho parlato col figlio Giacomo, ho detto, chiamami, questo è il mio numero, non è che cambio il numero ogni 5 giorni, lui cambia il numero ogni 5 giorni, perché chiaramente... E niente, ho detto, chiamami, questo è il mio numero, invece non ho neanche fatto niente, non ho sentito nessuno. Comunque io gli rifaccio, visto se probabilmente mi sento, gli rifaccio adesso. Adriano, tanti auguri di buon Natale, anche se è passato il Natale. No. Non serve ancora. No, ecco. Ma cavolo, ci mancherebbe altro. È un ex incantato che poi ha visto la realtà con gli occhi e probabilmente non cadrà mai più insieme. Sei appena tornato, vuoi ricominciare a dire che ti fa incantare Celentano? Oh. No, per l'amore e allora, di Dio. Io ho un bel ricordo di Celentano. Vabbè. Devo dire la verità, sì. Ma lei ci aveva un contratto di esclusiva, una cosa per cui quella detto... No. No. Ma io pure c'ho un bel ricordo con Celentano. È facile se uno non c'ha un contratto che ha rotto per andare. No, volevo. Mi riferivo al fatto della telefonata. Dopo l'ultima puntata di Fantastico, ti ricordi? Io feci una mia partecipazione. Sì, certo. E dopo ripartivo per Napoli. Certo. Sono arrivata a Napoli e ho trovato nella mia segreteria telefonica un messaggio lasciatomi personalmente da Celentano, il quale mi faceva i complimenti e mi diceva che tutto era andato bene. E mi ringraziava. È un bel ricordo. Beh, certo, sì. Io lo saluto. Ma lo ha salutato pure lui. A lui e alla famiglia. No, ma lo salvo. Poi per carità, poi Adriano c'entrava fino a un certo punto, ma nel certo, senso che ha fatto l'incantatore. No, per quel signore lì, in seconda fila, dai contro Celentano. Abbiamo combattuto tanto per avere una libertà d'opinione, voglio dire, se il signore la pensa diversamente. Però si fa presto a fare così, ma che così, ma che si preoccupa Celentano se il signore dice questa cosa, figuriamoci.